una serie di incontri con l'avvocato Massimo Asero, cultore del diritto europeo. Una serie di incontri che mira un attimino a comprendere, o perlomeno ad aiutarci a comprendere, quale può essere il rapporto tra noi italiani, noi siciliani anche, e l'Europa. Partendo da una serie di concetti che forse andrebbe il caso, sarebbe il caso di precisare, scusate. E partirei dal più semplice. Cos'è il cittadino e cosa dobbiamo intendere per cittadino europeo in Europa? Ma sì, guarda, nella tradizione del diritto pubblico europeo, che naturalmente affonda le radici anche da un punto di vista culturale alla filosofia politica classica greca, essere uomini si dà essendo anche insieme cittadini. Il pensiero di Aristotele sottolinea proprio questo. L'uomo è un animale naturalmente politico e in questo senso appunto membro di una comunità. Ci sono tutta una serie di categorie concettuali che si legano in questo senso, perché evidentemente quella aristotelica è la costruzione di una sussidiarietà che oggi possiamo in qualche modo proiettare, appunto, come dicevi tu, dalla dimensione locale a quella regionale, a quella nazionale, a quella europea. Si è infatti cittadini sia dello stato di appartenenza, nel nostro caso evidentemente quello italiano, e sia dell'Unione Europea. Siamo cittadini europei in quanto cittadini di stato membro dell'Europa. Naturalmente quella della cittadinanza, proprio per questo, è una delle categorie maggiormente, come dire, in crisi, perché da un lato paradossalmente è estremamente vivo quello che un giurista tedesco, nella sua clausola testamentaria, definì il proprio desiderio di cittadinanza. Mommsen parlava al passato e disse, scrisse, anzi, desiderai essere un cittadino. E oggi il desiderio di cittadinanza in realtà è molto vivo tutte quelle volte in cui, anche nelle nostre esperienze locali, la società civile aggrega cittadini. E questi cittadini si aggregano in nome appunto di una vocazione alla politica, che è vocazione a interessarsi delle questioni della città e poi della propria terra, quindi della propria regione, ed anche del proprio Stato e dell'Europa, infine. Dall'altro lato, però, c'è in crisi lo stesso concetto della politica. E ritornano le parole quanto mai attuali di Hannah Arendt, una delle scrittrici più illuminate e pensatrici più illuminate dello scorso secolo, la quale diceva: d'accordo che il senso della politica è la libertà, ma questo non risponde alla domanda più radicale che si pone: la politica ha ancora un senso? Ecco, evidentemente quella della cittadinanza, proprio perché categoria fondante nella concezione appunto che ha dato origine allo stesso diritto pubblico europeo, cioè quella di matrice aristotelica, ci permette di affidare la nostra vocazione politica, che in quanto tale deve essere, che siamo uomini, come diceva Aristotele, e siamo animali politici. Abbiamo bisogno di entrare in relazione. Entriamo in relazione e abbiamo bisogno di entrare in relazione. Aristotele diceva: la famiglia, come primo nucleo, è per natura, è come dargli torto. E poi dopo la famiglia, le Ma altre dimensioni. giusto, ma la percezione del cittadino comune rispetto non soltanto all'Europa, ma diciamoci la verità, rispetto alla politica in generale, e probabilmente il problema non è neanche solo italiano, se vediamo fenomeni di malcontento, diciamo di malcontento anche in altri stati vicini, come il fenomeno dei gilet gialli in Francia o
quel quasi 50% di popolazione inglese che con un referendum comunque ha scelto di voler addirittura uscire, e parleremo poi successivamente sicuramente anche della Brexit, ci auguriamo almeno di poterne parlare. E la percezione del cittadino è quella di una sempre maggiore distanza dalla politica, quindi viene vista la politica, quindi dietro la politica, l'istituzione Europa, come anche a volte le istituzioni locali, come un ostacolo a potersi sentire cittadino, ad avere quasi l'orgoglio di essere cittadino italiano ed europeo. Si può rispondere qualcosa a chi, giustamente o ingiustamente, ha un malcontento sempre più evidente che poi sfocia in quello che viene detto sovranismo, ma che forse è semplicemente una protesta per qualcosa che è ritenuto ingiusto. Ma certo, è evidente che c'è un profondo scollamento tra quella che appunto definivo la società civile e la politica, direi con la minuscola. E questo scollamento ha delle radici profonde. E però noi come cittadini non ne siamo del tutto estranei, non siamo del tutto estranei alle ragioni che hanno prodotto questo scollamento. Perché non dimentichiamo che, poiché siamo in uno Stato democratico, la democrazia che si eserciti solo il giorno delle elezioni o che si eserciti ogni giorno della vita pubblica, in ogni caso ci offre l'opportunità di partecipare alla scelta dei nostri rappresentanti. Responsabilmente, ogni volta acquisendo informazioni utili a renderci conto chi siano i candidati, e altre volte partecipare quando anche i candidati non ci rappresentano adeguatamente, perché naturalmente se l'offerta politica è generalmente bassa, poniamo il caso, e certamente le contestazioni così diffuse sullo scenario non soltanto nazionale e quindi a maggior ragione non soltanto locale, ma anche europeo ci danno questa forma di rappresentazione. Se l'offerta politica appunto è particolarmente bassa, beh, evidentemente dobbiamo renderci ancora più cittadinanza attiva di un cambiamento. Ma questo cambiamento, per essere un cambiamento della politica, per restituire alla politica la sua dignità, deve avere anche una continuità con una dimensione morale ed etica, con la percezione e con la consapevolezza che il bene comune è l'orizzonte nel quale la politica può ritrovare se stessa e che nello stesso tempo non c'è bene individuale che non si dia in sintonia con il bene comune. Quindi forse dovremmo un po' aiutare i cittadini a essere informati sui candidati, qualunque sia l'elezione. Ora a breve ci saranno le elezioni europee, ma non è questo il tema di questo incontro. Ma in generale, per sentirsi cittadini, diventa necessario innanzitutto la partecipazione concreta al voto, che non vuol dire soltanto recarsi alle urne e poi, boh, l'amico mi ha detto di votare tizio, oppure non so chi votare, estraggo a sorte tra le liste, ma più semplicemente informarsi, sapere chi votare, per quale programma votare, che programmi è un'altra cosa che la politica ultimamente sembra che non si occupa più di Sanremo che non di programmazioni. Ecco, io chiuderei qui questo primo incontro, riservandoci, proprio diciamo sin da ora, di parlare nel successivo eventualmente del sovranismo e di come può
impattare in Italia come in altri paesi sulle prossime europee del 28 maggio. Sì, d'accordo, grazie. Io ribadisco che appunto la partecipazione deve avere continuità. Ci sono tante associazioni, anche per esempio nella nostra città di Catania, attive giorno per giorno, che sono in qualche modo le sentinelle dell'attività sia dei cittadini che a maggior ragione dell'amministrazione. Coinvolgerci nell'attività di queste associazioni, informarci su quelle che sono le proposte, ecco, i programmi, i progetti, le visioni progettuali di queste associazioni, questo sicuramente è un passo in una visione sussidiaria perché dopo la famiglia, dopo la scuola, certamente il mondo delle associazioni rappresenta il meglio della politica che è possibile praticare oggi. Grazie.